Amici, buonasera a tutti voi. È venerdì, per cui sarete tutti felici come lo sono io, perché domani non c'è scuola online, ad esempio, che è una cosa di cui noi mamme ci occupiamo. È molto importante, è molto bello. Devo dire anche, sotto certi profili, può essere anche comodo non dover accompagnare i bambini a scuola. Questo sì, però questa scuola online è molto impegnativa. Io sto facendo di nuovo il liceo scientifico, sto facendo di nuovo la prima liceo scientifico come sta facendo mio figlio Vittorio. E quindi, dopodiché, oggi è venerdì, per cui è finito il lavoro, quello non dell'animalista, ma quello dell'imprenditore, del politico. Forse nemmeno, perché la politica non va mai a dormire, ma certamente non è finito il lavoro del presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Ieri il coordinatore del nostro servizio LEIDA per emergenza Covid-19, il meraviglioso e bravissimo Roberto Cavallo, insostituibile, che io voglio ringraziare anche quest'oggi per il grande lavoro che svolge. Bene, lui è una delle persone che risponde a questo nostro numero di telefono al fianco dei cittadini. Ha certificato più di 11 ore di telefonata, cioè più di 11 ore è stato al telefono complessive. Quindi vuol dire che in tutta la giornata, sommando i minuti di telefonate, il suo telefono diceva 11 ore, 11 ore in cui è stato a disposizione degli italiani e dei loro animali. Prasanna, anche lei sta svolgendo lo stesso servizio, ha dato più o meno 9 ore e mezza. E poi tutti gli altri. E anch'io devo dirvi, perché rispondo anch'io a questo nostro numero te di telefono per aiutare i malati di Covid a gestire i loro animali. E guardate, noi abbiamo iniziato da tante settimane. All'inizio non erano così forti i casi di morti, di decessi, di ricoverati, cioè era più una questione di gestire gli animali di chi non poteva uscire. Adesso, accidenti, ogni giorno ci sono animali di persone morte da ritirare. È una tristezza infinita. O di persone intubate, di persone in rianimazione, di persone veramente in difficoltà. E i miei volontari hanno il cuore spezzato come me, perché loro si affezionano giustamente alle famiglie degli animali che portano fuori, e poi magari che queste persone muoiono. E per cui questa notte ho una volontaria disperata perché il micio della coppia di signori che sta andando a curare pare essere rimasto solo, perché lei ormai aveva con loro un rapporto proprio stretto, eccetera, li sentiva tutti i giorni. Beh, il marito è morto. E la moglie è in grave stato di necessità e non si sa, probabilmente farà la stessa fine. Speriamo di no, Signore, aiutaci. Però è così. Un'altra volontaria adesso mi ha portato questa storia terribile. Lei si è affezionata tantissimo anche lei a questi signori. Sono morti tutti e due, e adesso lei è scioccata, perché poi a questo cane di cui si occupava adesso lo vuole portare a casa subito lei e quant'altro. Certo, sì, però sono esperienze dal punto di vista del cuore che ti lasciano un segno. E guardate, un signore noto proprio ieri ha detto, guardando il nostro servizio LEIDA per emergenza Covid, ha detto: eh beh, bisogna aiutare gli animali, ma insomma ricordiamoci di aiutare anche le persone. Allora io volevo dirgli: ma tu non hai capito proprio niente. Noi aiutiamo le persone, perché per ognuna di questi animali c'è una persona angosciata dall'avere già il Covid, o da vedere che ce l'hanno i suoi familiari e che sono ricoverati, o che addirittura sono morti. E quindi noi aiutiamo quella persona togliendogli almeno un'angoscia, quella di gestire il proprio animale. E questo è aiutare la gente oltre che aiutare gli animali. E quindi ce l'abbiano ben chiaro questi benaltristi, che ah beh, sempre gli animali, però prima le persone. Ma prima le persone che? Quando io ho appena letto il messaggio di questa ragazza di Arezzo,
della quale dei suoi cani, due cani, la nostra volontaria si è occupata per 10 giorni finché l'hanno portata via con l'ambulanza e lei le ha fatto giurare che ci saremmo prese cura di loro perché sapeva che sarebbe stata intubata, che sarebbe finita in rianimazione. Così è stato. E noi ci siamo presi cura di questi due dolcissimi cagnoloni e fortunatamente 2 giorni fa è uscita dalla terapia intensiva. E questa è una cosa importantissima e sta migliorando. La prima cosa che ha fatto quando è uscita dalla terapia intensiva, sapete cos'è stato? Chiedere notizie dei suoi due bimbi pelosi. E allora questo è aiutare le persone, oltre che gli animali, che è il nostro lavoro e la nostra mission. Purtroppo la gente ora muore. Un altro caso mi ha straziato adesso. Un signore distrutto, la moglie 46 anni, morta. 46 anni per questo virus infame e lui disperato con questo gatto, non, cioè noi tutto il giorno siamo in mezzo a queste situazioni e devo dirvi che è molto pesante, è molto difficile, ma il mondo deve dirci grazie. Lo faccio io, guardate, lo faccio io a nome di tutti, perché questi meravigliosi volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che in ogni minuto della loro giornata sono dedicati agli italiani, ai loro animali, sono degli eroi, dei veri eroi, perché vanno in casa delle persone malate, perché rischiano anche, perché poi noi li dotiamo di tutto, mascherine, guanti, ok, quindi loro sono completamente bardati, però certo, non è mica mai semplice, no, andare a relazionarsi con persone che hanno questo virus di cui peraltro non si conosce nulla, se non che forse non ce l'hanno raccontata molto giusta sulla sua origine. Ogni giorno salta fuori una cosa diversa e io credo che si stia veramente scoperchiando il vaso e quindi la Cina forse un giorno dovrà rendere conto e dovrà rendere conto veramente a tutto il mondo perché questo scempio è nato in casa loro, ma noi ci occupiamo di animali, non parliamo adesso di questo. Parliamo del fatto che mancano ancora solo 2 giorni al termine della nostra raccolta solidale. Ci hanno dato una numerazione solidale e questo è una cosa importante, proprio perché il lavoro che stiamo facendo è un lavoro grande. Noi abbiamo un numero di SMS solidale che voi vedete in tutti i miei social, in tutti i social della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, in quelli della coscienza degli animali, dappertutto. Ecco, in tutte queste bacheche, ovunque, c'è questo numero. Io vi prego di prendere una penna, un foglio, scrivetelo subito. Vi lascio il tempo di procurarvelo in modo che non lo manchiate perché bisogna che ci aiutiate, perché sono tantissimi questi animali e chissà quanti ancora dovremo prenderne. E quindi non possiamo permetterci di non avere risorse. Dobbiamo averle e dobbiamo destinarle tutte a loro, come facciamo? E quindi se adesso avete preso carta e penna, vi dico il numero dell'SMS solidale, è il 45589. 45589. Voi inviate subito un SMS oppure chiamate da rete fissa, perché anche chiamando da rete fissa potete donare da 2 a 5 euro. Invece se inviate un SMS donate 2 euro. E vi prego fatelo, perché davvero c'è bisogno. Voi sapete che nella nostra associazione ogni centesimo va solo per gli animali. Io sono un presidente che non ha stipendio. Ok, non ho emolumento, non ho rimborso spese, non voglio un centesimo da Leda. E così tutto il consiglio direttivo, nessun membro del consiglio direttivo ha stipendio, è assunto o ha rimborsi spese, niente, niente. E quindi ogni centesimo va solo per loro e andrà per gli animali dei malati di Covid, così come per i nostri randagi. Perché noi non ce ne dimentichiamo, da sempre Leida in prima linea per combattere il randagismo, questo fenomeno deplorevole per un grande paese civile come l'Italia. Ebbene, continueremo a combattere anche il randagismo e lo faremo se l'argent qui fa la guerra, no?
E sono i soldi che fanno la differenza in queste cose, quindi più sono le risorse, più lo faremo, andando ancora a colmare quello che il vuoto ha lasciato dalle istituzioni. Io voglio raccontarvi un paio di cose, ad esempio che siamo andati a dare cibo al circo di Saronno e al circo di Gallarate. Perché l'abbiamo fatto? Cibo agli animali, ovviamente. Voi sapete che io condanno con tutte le mie forze gli spettacoli circensi che sfruttino gli animali. Non ho mai portato i miei bambini sotto il tendone di un circo con animali, né la farò mai finché avrò vita. Io ho depositato proposte di legge per vietare lo sfruttamento degli animali nei circhi. Dopodiché, oggi ci sono due circhi da 2 mesi attendati, senza spettacoli, dove gli animali, se no, hanno fame e rischiano di non mangiare. Ebbene, allora noi siamo andati a portare il loro cibo. Lei da Varese e lei da Como si sono mosse, si sono attivate, abbiamo portato fieno, abbiamo portato altri generi, altri alimenti per gli animali. Perché l'abbiamo fatto? Bene, ve lo dico io perché l'abbiamo fatto. Perché se tu... Ai, è caduto il mio telefono, sei lì, telefono, ecco. Perché se tu sei una tigre, se tu sei un altro animale che hai la sfortuna di vivere in un circo, direi che la tua dose di sfiga è già abbastanza forte, che non ti faccio morire anche di fame. Per cui io mi occupo di tutti gli animali e soprattutto dei più sfortunati. E la tigre del circo per me è in cima come i randagi alla scala degli sfortunati e così come tutti gli animali del circo. Per cui noi, là dove un animale ha fame, ci siamo, punto, per gli animali. Un'altra cosa vi volevo dire, io volevo ringraziare la RAI per il grande appoggio che ci sta dando. Se voi andate sul sito della RAI, nella parte del segretariato sociale, voi vedete che hanno messo la nostra locandina, che hanno messo il nostro banner, che ci stanno aiutando. Io la RAI la voglio veramente ringraziare, voglio ringraziare in particolare poi il direttore del segretariato sociale, il direttore di RAI 1 e tutti i direttori di TG che ci stanno aiutando molto a divulgare, a fare quest'opera di sensibilizzazione del servizio che offriamo. Proprio pochi minuti fa La Vita in Diretta, la brava Lorella Cuccarini e l'altro conduttore hanno parlato di Leida e hanno parlato di questo servizio che stiamo offrendo ai cittadini e hanno dato il nostro numero di telefono, proprio per far sapere ai cittadini che possono approfittare di questa opportunità. E quindi voglio ringraziarli davvero, così come voglio ringraziare Stasera Italia, Barbara Palombelli, che ieri ha mandato in onda il nostro spot, e così come avevano fatto Barbara D'Urso, piuttosto che i conduttori di Mattino 5, insomma, tutta Mediaset, tutta Rai ci stanno aiutando e anche tutta la 7 sta mandando in onda il nostro spot sociale e ha regalato a noi la pubblicità e quindi lo spot sul sito del Corriere, che è un sito meraviglioso, Corriere.it, che ha tantissime visualizzazioni. Ecco, quindi io voglio dirvi che il mondo dei media e dell'informazione è stato al nostro fianco e ci ha sostenuto molto. Quindi come al solito io stampo le foto degli animali che mi mandano i ragazzi che salviamo e che sono parte delle nostre video storie. Guardate, mi piace in particolare questo cagnolotto. Questo è un cagnolotto che abbiamo ritirato perché i proprietari sono entrambi ricoverati. È molto carino, è un amore. Io penso che adesso è a casa dei nostri volontari, perché poi qui sta il punto, noi li portiamo a casa nostra. Nei nostri stalli non è che li mettiamo i cani, a parte che neanche si potrebbe, ma non lo facciamo. E quindi per questi animali che si trovano, che mi telefonano, per questi animali che si trovano dalla sera alla mattina completamente spaesati, perché perdono in un unico momento il papà, la mamma e la casa. Ecco, avere affetto è molto importante, avere coccole e cercare di ritrovarsi in un ambiente più possibile domestico e non di gabbie, di rifugi. Ecco, questo noi cerchiamo di farlo. Il grosso problema, devo dirvi, più che i cani sono i gatti, perché il cane
si adegua un po' di più, si adatta un po' di più. I gatti, poverini, fanno molta fatica, soffrono proprio tanto. Ma noi speriamo che tutti questi malati tornino a casa, che non ci siano più morti e che questa terribile pandemia finisca in fretta. Ci affacciamo alla fase 2, la aspettiamo con ansia, anche se ci sono ancora delle cose da mettere a posto, perché per esempio io lo dico da mamma, ma se le scuole sono chiuse e noi mamme si torna al lavoro, i bambini chi li guarda? Cioè, fatemi capire, perché questi sono problemi reali. O lo dico da imprenditore, va bene, dove sono tutti questi sostegni alle imprese? Ancora non si vede nulla, burocrazia, lentezze, cioè molte sono le preoccupazioni, ma noi siamo positivi, ottimisti per natura e quindi ci contiamo davvero. Allora, amici, inviate subito, vi prego, l'SMS solidale per sostenere il nostro aiuto ai malati di Covid. Inviate subito al 45589 un SMS solidale o chiamate da rete fissa. Per voi è un piccolo gesto, ma ci aiuterete davvero a aiutare qualche poverino in più. E dico poverini perché avere questo virus è veramente una cosa terribile. Quindi ci aiuterete ad aiutarli. Vi prego, inviate un SMS solidale e guardate. In particolare sui miei social, ma anche su tutti quelli di Leida, le nostre video storie, perché io ho voluto che il bravo Fabrizio mettesse tanti filmati di quello che stiamo facendo, perché voi so che vi fidate di me e delle mie parole, ma io voglio rendervi conto e voglio che voi con i vostri occhi guardiate quello che facciamo. E quindi nelle nostre video storie, in tutti i nostri filmati, che vi prego anche di condividere ovunque, perché tutti i vostri contatti e i vostri amici sappiano di questa nostra campagna, della necessità di mandare questo SMS solidale entro il 26, perché poi il 26 termina. Ecco, guardate queste video storie, guardate questi volti, guardate questi musi, guardate questi meravigliosi ragazzi. Sento le campane del mio paese che suonano, vuol dire che si è fatto tardi, voi forse dovete andare a cena. Solo due messaggi: uno a chi mi scrive di occuparmi di far riaprire le toilettature. Io voglio dire che ho già depositato da giorni un'interrogazione parlamentare per chiedere la riapertura delle toilettature di cani, perché non è che tutti riescono a fare da soli questa cosa ed è un'attività che non è certamente a rischio e dobbiamo pensare che gli animali non certamente a rischio di contagio, intendevo, non a rischio da un punto di vista del profitto. E dobbiamo pensare che gli animali hanno anche loro tutti i diritti di avere cure. Questo bip bip che sentite è un messaggino che continua a entrare, ma io saranno i volontari che mi mandano le foto di questi animali che continuano a raccogliere. E dopodiché la seconda cosa che volevo dirvi è non abbiatene a male, ma non scrivetemi adesso altre cose oltre a Leida per emergenza Covid, perché io non ho il tempo di occuparmi di altro, non ce l'ha nessuno di noi. Dall'alba al tramonto noi lavoriamo solo per aiutare gli animali dei malati di Covid. E allora ci sono, lo so, anche tante altre cose, altre emergenze in questo paese, ma io non ce la faccio ad occuparmene. Sono come voi una persona che ha la giornata di 24 ore, così tutta la nostra squadra. Oggi siamo concentrati su questo. Poi ci sarà il tempo di occuparsi anche di altri temi e lo dico perché vedo che ogni tanto scrivete sulle mie pagine messaggi, ma lei dovrebbe occuparsi di questo, di quest'altro. Io ragazzi non ce la faccio, non ce la faccio nemmeno a rispondervi. Non aspettatevi risposte da me su Facebook perché io non ho il tempo, perché o rispondo tutto il giorno sui social o parlo con i malati di Covid in difficoltà. Io preferisco parlare con i malati di Covid in difficoltà perché questa è un'urgenza, capite? E quindi io non vi posso rispondere e non scrivetemi cose diverse da quelle che riguardano questa emergenza, perché si perderebbero ed è un peccato, perché sono cose sicuramente importanti di cui bisogna occuparsi, ma se voi le scrivete così, le abbandonate, perché io ve lo dico in partenza, non ho il modo di leggere tutto e non ho il modo di rispondervi e non riesco a occuparmi di altro oggi. Abbiamo questa grande responsabilità e la dobbiamo gestire. Pensate che solo dalla Lombardia ci sono più della metà di questi casi e non vi dico con quali tragedie. Quindi, amici, andiamo avanti così, andate a preparare la vostra cena, vi sto
rubando tempo in un orario prezioso. E mi raccomando, che sia una cena veg, rispettosa di tutti gli animali e dell'ambiente. Anzi, guardate, per farvi sorridere, state ben attenti. Vi recito pochi versi di un divertissement di Dino Ignani, che a me piace moltissimo perché mette in luce le contraddizioni dell'uomo moderno quando si tratta di alimentazione veg. E si dice, questi pochi versi si intitolano Tu non puoi parlare d'amore. Allora, è lui che parla alla sua fidanzata o alla sua bella innamorata e le dice: Cara, tu dici che ami i fiori, ma li strappi dai campi. Tu dici che ami gli animali, ma te li mangi. Cara, quando mi dici che mi ami, io ho paura. E secondo me, guardate, questa è veramente bellissima, perché davvero rende questa contraddizione. Ma sapete io quante volte per lavoro mi trovo a cena con persone che mentre rosicchiano la cotoletta mi dicono: Ah, onorevole, anch'io amo tantissimo gli animali. E a me, se fossi una persona maleducata, direi: Eh sì, si vede, guarda come te li mangi. Ecco, cominciamo a pensare che questo non deve essere fatto, rispettiamo la vita di tutti. Vedete che bene prezioso è la vita, mai come in questo periodo che ce la portano via, ce ne rendiamo conto. Rispettiamo tutte le creature. E mi raccomando, le formichine. Io passo la giornata a fare slalom perché la mia casa è in mezzo al verde e ho questa fortuna. E in questo periodo le formiche prendono d'assalto tutto. E allora io poi sono pure senza occhiali, mezza cieca, e quindi devo fare lo slalom da tutte le parti. I miei bambini fanno lo slalom da tutte le parti, in ogni mobile dove c'è un piattino di cibo dei gatti, tutte le formiche intorno. E allora prima di pulire devi convincere le formiche ad andarsene. È una tragedia, voglio dire. E io dico alle formiche: Ma guardate, è primavera, c'è un bellissimo prato, andate fuori perché sennò rischiate. Ecco, però questo vi farà sorridere. Ma è per dirvi che anche una piccola formichina ha diritto alla vita, cerchiamo davvero di rispettarla. Vi voglio bene, un grande bacio a tutti, aiutateci a divulgare i nostri messaggi. Buon weekend, amici.